Buonasera e ben ritrovati a Decoder. Questa settimana stiamo per proporvi un'intervista a Monsignor Francesco Panfilo, originario di Vilminore di Scalve e arcivescovo di Rabaul in Papua Nuova Guinea. Con lui per prima cosa abbiamo tentato di conoscere meglio questo paese dall'altra parte del mondo. Monsignor Francesco Panfilo, innanzitutto parliamo di una realtà ben lontana dalla nostra, parliamo dalla Papua Nuova Guinea. Come ci può descrivere queste terre lontane? La Papua Nuova Guinea si trova, è una nazione nell'Oceano Pacifico, si trova sotto l'equatore e sopra l'Australia. È chiamata Papua Nuova Guinea perché c'è la grande isola di Papua che è divisa a metà da una linea immaginaria, la parte occidentale, Irian Jaya, che è una delle province dell'Indonesia, e l'altra, la parte orientale, è Papua. Poi ci sono le isole della Nuova Guinea, le isole della Nuova Britannia, la isola della Nuova Irlanda e l'isola di Bougainville. Queste sono le isole che compongono la Nuova Guinea. Allora, la nazione è chiamata Papua Nuova Guinea. Sono, Quante persone vi abitano? è stato fatto un censimento l'anno scorso. È molto difficile sapere, però sono circa dai 6 milioni e mezzo ai 7 milioni di abitanti. Quindi parliamo anche di diverse nazionalità. Di diverse culture, più che nazionalità, perché la Papua Nuova Guinea è composta da è una nazione di tribù. Ci sono per esempio 800 lingue in Papua Nuova Guinea e quindi ci sono culture, in generale si potrebbe dire che è una cultura melanesiana. Però all'interno hanno le loro differenze. Ecco, sono tribù, varie tribù, e a volte hanno la loro lingua, per cui per esempio, adesso parlando, sarebbe come se la Val di Scalve ha la sua cultura, la sua lingua, e la Val Seriana ha un'altra lingua che a volte non riescono a capirsi. Ma ci sono anche quindi diverse religioni che professano gli abitanti della Papua Nuova Guinea. La religione, la Papua Nuova Guinea si considera un paese cristiano, tanto è vero che nel prologo della Costituzione è menzionato il nome di Gesù Cristo. Non c'è solo la menzione, diciamo, dei valori cristiani, no? Lì menzionano il nome di Gesù Cristo. Poi, però, è composta da differenti denominazioni. I cattolici sono il 30% della popolazione, poi ci sono il secondo gruppo è composto dai luterani, poi dagli avventisti del settimo giorno, poi i metodisti, gli anglicani e varie altre denominazioni cristiane. Quindi si incontrano, oltre che a più culture, anche più Sì, fedi. diciamo la fede cristiana che poi però è manifestata nelle differenti denominazioni. E come possiamo immaginarci questo paese? Come un paese povero oppure come un luogo dove tutto sommato le persone hanno modo di potersi sfamare? E comunque i problemi forse non sono, diciamo, per la primaria sussistenza. La Papua Nuova Guinea è un paese ricchissimo di risorse naturali. C'è un po' di tutto in Papua Nuova Guinea. C'è il gas liquido, c'è il petrolio, ci sono le foreste,
c'è l'oro, il nickel, naturalmente le risorse marine. È un paese ricco di risorse naturali, ma è un paese povero. Mancano i servizi anche più basilari. Diciamo che la popolazione non soffre la fame, essendo un paese in una zona tropicale, non c'è l'inverno, naturalmente il clima è sempre più o meno uguale, caldo, umido, e lì cresce di tutto, per cui la gente riesce a sfamarsi. Però siccome mancano appunto i servizi basilari, come per esempio per l'igiene, la salute, ecco che allora abbiamo tante volte, per esempio la Papua Nuova Guinea ha un record che purtroppo non fa onore, c'è la più grande mortalità infantile del Pacifico e forse del mondo, così pure la mortalità per le mamme prima del parto, durante il parto, dopo il parto. Questi purtroppo sono record che non, come dico, non fanno onore alla Papua Nuova Guinea. Ma i paesi occidentali sono sensibili alle vostre problematiche? Ci sono progetti di aiuto e sostegno per queste situazioni? Sì, ci sono, c'è aiuto da per esempio dalla comunità europea o dall'Australia, dalle Nazioni Unite, ci sono interventi, per esempio in questi ultimi anni la comunità europea ha aiutato molto con progetti per l'acqua, diciamo che c'è questo aiuto che viene fatto, ma alcune delle nazioni industrializzate e sviluppate vengono a Papua Nuova Guinea a prendere le risorse per sé, per esempio i più grandi, le nazioni che adesso prendono parecchio delle risorse naturali sono la Cina, l'Australia, la Malesia, anche le Filippine in un certo senso, e poi adesso c'è uno dei più grandi progetti, è considerato uno dei più grandi progetti nel mondo, dicono, per il liquefied natural gas che è stato iniziato dalla ExxonMobil, ma della quale c'è anche la Eni. L'Eni è parte di questo progetto, ecco, quindi che vengono e prendono queste risorse. Non è che la Chiesa, per esempio, sia contraria al fatto che le risorse naturali vengano sviluppate o usate, e neanche è contraria al fatto che vengano condivise con i paesi del mondo, perché se ci sono è un dono che il Dio ha fatto al mondo. Che poi siano in questa nazione o l'altra, non importa, la condivisione deve esserci, però non a scapito per esempio della popolazione locale e non a scapito soprattutto dei servizi basilari come l'educazione, le strade, i ponti, l'igiene, la salute, ecco, questi purtroppo che invece queste cose vengono a mancare, prendono le risorse, finiscono per esempio dopo aver disboscato certe zone, questi che vengono a prendere tutto questo legname spariscono, hanno tagliato le strade, preparato le strade per sé, ma poi quando vanno via con le piogge torrenziali che ci sono lì, quelle strade diventano tutti dei canali, non si possono più usare. Quindi diciamo che c'è ancora una logica di sfruttamento piuttosto che una logica di cooperazione volta anche a lasciare qualcosa sul territorio. Sì, sì. Anche se, come dicevo prima, bisogna riconoscere che c'è qualche intervento
verso, per esempio, cercando adesso di aiutare la popolazione per quanto riguarda l'igiene, facendo delle cliniche qua e là. Con le persone dove vivono? In città? In villaggi? La Papua Nuova Guinea non ha città grosse. C'è la capitale, naturalmente, Port Moresby, che probabilmente avrà da 250.000 a 300.000 abitanti. Poi ci sono alcune altre cittadine abbastanza grosse, però con meno di 40 o 50.000 abitanti, come Lae, Madang, Mount Hagen, Goroka, Rabaul stesso probabilmente aveva, prima dell'eruzione del vulcano, avrà avuto 30.000 abitanti, per cui sono, il resto vivono tutti in villaggi, ma neanche proprio villaggi come i nostri paesi. C'è un centro dove si riuniscono, per esempio, perché c'è la chiesa o ci sono i servizi del governo, ma poi la gente vive in posti isolati, li chiamano hamlets, ecco, sono in agglomerati piccoli. E com'è ad esempio il sistema educativo? Ecco, questo è un altro problema molto serio in Papua Nuova Guinea. C'è stata recentemente, qualche anno fa, la riforma educativa. C'è la scuola elementare che è fatta da quella che chiamano la preparatoria, poi elementary 1 e elementary 2, vale a dire ci sono quindi la preparatoria, poi la prima elementare e la seconda elementare. Poi c'è la scuola primaria che va dal grado 3 al grado 8, questa sarebbe la scuola dell'obbligo, che però non è realmente osservata, non tutti vanno a scuola. Finito il grado 8, il 50% degli studenti viene eliminato dal sistema educativo, non perché non hanno la capacità, ma perché mancano le scuole, mancano gli insegnanti, ecco che allora sono in un certo senso quasi obbligati a fare questa selezione. Dopo il grado 10, ecco, poi la scuola primaria quindi è composta dal grado 3 al grado 8, poi c'è la scuola secondaria dal grado 9 al grado 12 e poi c'è la scuola terziaria e l'università. Finito il grado 10 c'è un'altra selezione, che è oltre il 50% degli studenti, e dopo il grado 12 75% viene eliminato. Quindi diciamo che soltanto un 25% fa le superiori? Neanche. Nemmeno. Neanche il 25% realmente arriva alle superiori. Per cui è un sistema educativo così punisce i giovani. E secondo me questo è uno dei pericoli, è una delle preoccupazioni più forti che come vescovi noi abbiamo in Papua Nuova Guinea. È come se stiamo preparando, non so io, speriamo che non capiti, ma se c'è una testa calda e questi giovani che sono senza lavoro, perché non ci sono. Non c'è lavoro realmente. Adesso ci sono alcune di queste, come dicevo, queste compagnie estere che vengono a sfruttare le risorse. Tante volte si portano i loro operai e quindi i giovani adesso non vogliono rimanere più nel villaggio. Per cui c'è tutta questa gioventù senza lavoro, senza qualche cosa che dia un po' di soddisfazione, quindi è un pericolo serio questo qui. Ci fermiamo per una breve interruzione pubblicitaria, torniamo subito.
Rieccoci in onda con Decoder per la seconda parte dell'intervista a Monsignor Francesco Panfilo, arcivescovo di Rabaul in Papua Nuova Guinea. Con Monsignor Francesco Panfilo, arcivescovo di Rabaul in Papua Nuova Guinea, stiamo tentando di capire come si vive dall'altra parte del globo e quali sono i problemi. Abbiamo appena parlato del sistema educativo e invece per quanto riguarda il sociale e il sanitario, com'è la situazione? Anche nel campo sanitario purtroppo le cose, come menzionavo anche prima, non è che funzionino molto bene. Abbiamo questo record che non ci fa onore della mortalità infantile più alta del Pacifico e anche delle mamme purtroppo. E perché? Perché non ci sono dei grandi ospedali. A Port Moresby c'è l'ospedale considerato General Hospital a Port Moresby, ci sono alcune cliniche private, ma quello è nella capitale. Nelle altre cittadine ci sono gli ospedali e ci sono anche dei dottori, ma la maggioranza della popolazione vive nelle zone rurali dove i dottori non ci sono. Allora cosa facciamo? Per esempio la Chiesa, parlo adesso della diocesi dove ero prima, da Lotao, avevamo 8 centri della sanità in varie isole e adesso a Rabaul, dove sono, ne abbiamo 10 di questi centri della sanità in varie zone dell'arcidiocesi. Lì però non ci sono dottori. In queste strutture abbiamo le infermiere o infermieri che hanno fatto il corso specifico per essere infermieri, e poi ci sono quelli che chiamiamo community health workers, che sarebbero, non hanno fatto tutto il curriculum per diventare infermieri, ma hanno fatto un paio di anni, li hanno preparati, ecco così. E abbiamo queste persone quindi. Però se, come capita per quello, se capita che una mamma ha un'emorragia dopo aver dato alla luce il bambino, non sopravvive, perché è difficile portarle nella cittadina, mancano a volte anche le strade, sono solo sentieri, per cui ecco, anche la sanità, siamo a quei livelli lì. In molti posti mancano addirittura le medicine, e quindi chi cerca di supplire a questa deficienza sono le chiese, le varie denominazioni. Come dicevo, come chiesa noi abbiamo sia nell'educazione che nella sanità probabilmente cerchiamo di avremo dal 25 al 30% dei servizi di educazione e sanità sono fatti dalla Chiesa Cattolica. Quindi la vostra missione va oltre, diciamo così, la cura delle anime. Ci sono dei bisogni più concreti che tentate di... Ho sempre cercato di portare avanti quello che il Santo Padre Benedetto XVI nella sua prima lettera enciclica Deus Caritas Est dice che la missione e la natura della Chiesa Cattolica ha una triplice dimensione: la proclamazione della parola di Dio, la celebrazione dei sacramenti e il ministero della carità. Ecco, io cerco di portare avanti questa triplice dimensione, perché
se noi ci impegnassimo solo sul sociale e lasciassimo perdere il resto, non saremmo la vera Chiesa cattolica. Dall'altra parte, da nostro Signore Gesù Cristo in giù, la Chiesa, l'aspetto della carità e del sociale fa parte, per cui la proclamazione della parola di Dio, la celebrazione dei sacramenti e il ministero della carità fanno della Chiesa cattolica la Chiesa cattolica. Ecco, ma se ci fossero anche dei bergamaschi che volessero dare una mano o comunque si sentissero sensibili verso queste problematiche, che cosa consiglierebbe loro? Per esempio, io ho invitato, prima che lasciassi la diocesi di Alotau, ho invitato la mia gente qui della Valle di Scalve, il gruppo Valle di Scalve, a fare un acquedotto, perché sappiamo che l'acqua è così importante nella vita di ogni persona. E sono andati nella diocesi di Alotau, sull'isola di Goodenough, e hanno fatto due acquedotti, hanno fatto due progetti, uno nel 2010 e uno nel 2011, in due differenti comunità, hanno portato acqua probabilmente a oltre 5 o 6 mila persone. Parliamo del gruppo Africa della Val di Scala. Sì, e anche degli amici dell'Apostolato, che è una onlus, che fa capo con una persona di Schilpario, per cui la nostra gente qui si è presa, ha fatto questi progetti. E lì penso che ci sia anche loro stessi che sono venuti a fare questo progetto, penso che abbiano avuto una certa soddisfazione, perché so che quando sono arrivati per il primo progetto hanno visto in questo centro della sanità che abbiamo sull'isola di Goodenough, nella zona di Wataluma, hanno visto che l'ospedale era pieno quando sono arrivati, era la stagione secca probabilmente per dissenterie, dovuto all'acqua che probabilmente bevevano. Quando sono tornati l'anno dopo aver fatto il primo progetto, è una bella soddisfazione vedere che l'ospedale era vuoto, perché adesso avevano l'acqua pulita, l'acqua potabile, potevano non solo bere ma lavarsi, e sono, penso, delle belle soddisfazioni. In questi giorni è tornato in Italia, in Val di Scalve, c'è stata però anche una tappa a Roma. Sì, sono venuto assieme agli altri vescovi della Papua Nuova Guinea e delle Isole Salomone. Ci sono 19 diocesi in Papua Nuova Guinea e 3 diocesi nelle Isole Salomone. Formiamo la conferenza episcopale della Papua Nuova Guinea e Isole Salomone. Siamo venuti per quella che è chiamata la visita limina dal Papa, che viene fatta normalmente ogni 5 anni, ma ormai era slittata. L'ultima visita al Limine l'avevamo fatta 7 anni fa, e siamo venuti per questa visita al Limine, che è iniziata il 31 maggio ed è terminata il 9 giugno. Poi tornerà di nuovo a Roma prima di tornare in Papua? Torno di nuovo a Roma il 28, perché il 29 riceverò dal Santo Padre il pallio, che è dato agli arcivescovi che hanno preso possesso di una arcidiocesi dopo la festa di San Pietro e Paolo dell'anno prima. Io sono diventato arcivescovo di Rabaul il 15 agosto del 2011, per cui ricevo il pallio adesso. Ma per lei cosa comporta questo cambiamento di ruolo? Cosa significa passare anche da Alotau a Rabaul? Alotau
era una diocesi relativamente, diciamo, semplice, anche se molto difficile dal punto di vista geografico, perché all'Otau era prima di tutto una diocesi vastissima, non per territorio come popolato, ma perché tutta sul mare. L'estensione della diocesi di All'Otau era di 240.000 chilometri quadrati, l'ultima parrocchia era da circa 600 chilometri da All'Otau e si poteva andare solo con la barca. E poi la popolazione cattolica lì era circa, quando sono diventato vescovo erano circa 29-30.000 e quando ho lasciato erano 40.000, ma per cui anche, diciamo, popolazione era, la popolazione cattolica non era molto grossa, eravamo il 15% della popolazione. Avevo una quindicina di sacerdoti e poi una quarantina di suore. Andando a Rabaul, nell'arcidiocesi di Rabaul, è una situazione completamente differente, sia dal punto di vista della struttura dell'arcidiocesi, sia dal punto di vista della popolazione e anche dei sacerdoti che ho e delle suore. È divisa questa arcidiocesi circa metà della grande isola della Nuova Britannia, è divisa in tre vicariati. Due dei vicariati sono in quella che è chiamata la Gazelle Peninsula, e lì è facile arrivare alle parrocchie. Se io vado con la macchina la mattina in una parrocchia, anche la più lontana della Gazelle, posso tornare la sera a casa. Però il terzo vicariato è sulla costa del sud, dove non ci sono strade, bisogna andare con la barca e poi bisogna camminare, almeno 7 parrocchie sono sulle montagne nelle vallate e lì non ci sono strade, bisogna andare quasi a volte in alcuni posti ci sono delle strade che hanno fatto quelli che tagliano il legname, però come dicevo, una volta che loro lasciano, tante volte queste strade diventano dei torrentelli, per cui bisogna camminare. Ecco, questa con me adesso nell'arcidiocesi di Rabaul ci sono circa 40 sacerdoti diocesani e una quindicina di religiosi e poi ci sono 120 suore, quindi è ovvio che la popolazione è molto più, ci sono 150.000 cattolici nell'arcidiocesi di Rabaul. Quanti salesiani? I salesiani, lì c'è solo una comunità, c'è una comunità che ha una scuola tecnico-agricola e questa scuola è una scuola che è chiamata Permitted School, e qui forse non ho menzionato prima quando parlavo della scuola, siccome dopo il grado ottavo, come dicevo, 50% viene eliminato. I salesiani, quando sono andati a Papua Nuova Guinea, hanno fatto la scelta di aprire scuole per quelli che non sono stati scelti per proseguire l'educazione. E il governo ci permette, per quello che sono chiamate permitted school, ci permette di aprire una scuola che quindi è una scuola privata, è sostenuta dai genitori, devono pagare la retta, però allo stesso tempo stiamo dimostrando che la selezione non punisce tanti ragazzi ai quali, se non è dato un'altra chance, non hanno nessuna possibilità, mentre questi ragazzi che hanno avuto questa possibilità di entrare in una scuola anche se non erano stati scelti per proseguire, sono riusciti ad andare anche all'università. Questo è quello che lì c'è una scuola salesiana a Rabaul.
Stiamo prendendo in esame la situazione della Papua Nuova Guinea e per quanto riguarda invece il sociale e anche un po' il mondo politico-amministrativo, cosa ci può dire? La Papua Nuova Guinea fa parte del Commonwealth, però è ha un governo democratico. C'è il Parlamento con 110 parlamentari, i quali eleggono il primo ministro, e c'è il Parlamento anche propone, nomina il governatore generale, che poi viene approvato dalla regina Elisabetta. Per cui il capo di Stato della Papua Nuova Guinea è la regina Elisabetta. E c'è poi il governatore generale, che sarebbe un po' come il nostro presidente della Repubblica qui in Italia, e poi c'è il Parlamento col primo ministro, il quale è l'autorità più importante. E in questi giorni stanno facendo la campagna elettorale, perché verso la fine del mese di giugno ci saranno le elezioni. E noi ci auguriamo che ci sia, prima di tutto, che le elezioni siano pacifiche, perché tante volte ci sono tensioni e probabilmente in alcune zone ci scappa anche il morto. E questa è la prima cosa che ci auguriamo, poi che vengano eletti persone che abbiano realmente a cuore il bene della popolazione. Purtroppo, come capita anche in altri paesi, anche in Papua Nuova Guinea, molti dei politici entrano in politica per fare soldi. Una delle cose che capita in Papua Nuova Guinea è che chi viene eletto come rappresentante del governo cercano di accumulare, la prima cosa che fanno, cercano di comprarsi una casa in Australia, e per cui non, anche le cose più essenziali, come per esempio, dicevo, quello dell'acqua, quando menzionavo prima il progetto fatto dal gruppo Africa della Valle di Scalve, io mi auguravo, gliel'avevo detto fin dall'inizio, gli ho detto: mi auguro che questo progetto aiuti a portare armonia, cooperazione tra la popolazione del posto, ma anche a dare un esempio ai politici e alle autorità che certi progetti si possono fare anche in loco e anche da loro. È vero che tante volte manca la tecnologia, mancano diciamo il know-how, come lo chiamano loro, però sono cose che con un po' di buona volontà si potrebbero fare, e purtroppo che questo non è tante volte quello che i politici hanno a cuore. I politici pensano, dopo che sono stati eletti, e cercano di fare già la campagna per la prossima elezione. Io, prima di partire, di venire in Italia, ho scritto una lettera pastorale riguardo alle elezioni. Naturalmente, lo dicevo chiaro, che non è il ruolo della Chiesa di suggerire chi devono votare, ma come votare. E soprattutto ho scritto alla mia gente: quando questi politici vengono a fare la campagna elettorale, chiedete, fate delle domande a loro su certi punti, certi valori, e cosa intendono fare, non solo fare promesse generiche che poi non riescono a mantenere. Ora possiamo anche ricordare qualche altro momento del suo servizio lontano dall'Italia. È stato anche nelle Filippine.
Sì, io sono stato 32 anni nelle Filippine. Sono andato nelle Filippine nel 1965 dopo aver fatto il mio noviziato. Ho fatto la filosofia nelle Filippine in uno studentato salesiano. Ho fatto anche quello che noi chiamiamo il tirocinio pratico di 2 anni e poi un anno di teologia a Manila e poi sono tornato in Italia, ho finito la teologia a Torino, sono stato ordinato sacerdote nel 74 e sono ritornato nel luglio del 74 nelle Filippine dove per 3 anni ho fatto il direttore spirituale in una grande scuola, poi sono stato direttore in un'altra scuola, in un college lì a Manila e poi ho fatto il maestro dei novizi per 2 anni, ho fatto quello che noi chiamiamo l'ispettore che sarebbe il provinciale della provincia salesiana nelle Filippine che comprendeva a quel tempo anche l'isola di Timor e la Papua Nuova Guinea e poi ho fatto il direttore del seminario salesiano di teologia per 3 anni e poi sono andato in Papua Nuova Guinea. E dalle Filippine alla Papua? È differente, molto differente, molto differente. Dal punto, per esempio, la chiesa filippina è una chiesa, a circa l'85% della popolazione filippina è cattolica, è molto vivace, una chiesa direi molto vivace e poi la situazione anche politica, sociale è abbastanza differente, sono realtà differenti. Nella Papua Nuova Guinea, diciamo nelle Filippine il cattolicismo per esempio ha circa 500 anni, mentre nella Papua Nuova Guinea, proprio lì nell'isola dove sono io adesso, si celebra quest'anno il 130° anniversario dell'arrivo della Chiesa Cattolica ed è la Chiesa più antica della Chiesa Cattolica, ma ci sono altre zone della Papua Nuova Guinea dove la Chiesa Cattolica è arrivata meno di 60 anni fa, per cui è una Chiesa molto giovane che ha bisogno di assodarsi. Lì, adesso tornando sulla Papua Nuova Guinea, devo menzionare che quest'anno lì a Rabaul, e questa è la ragione per cui devo ritornare più in fretta di quello che avrei desiderato forse, perché il 7 luglio celebriamo il centenario della nascita del primo beato locale della Papua Nuova Guinea, il beato Pietro Torot, che era un catechista ed fu martirizzato dai giapponesi nel 1945 e quest'anno celebriamo il centenario della nascita. Lui è stato martirizzato perché difendeva i valori della famiglia e allora abbiamo organizzato questa celebrazione puntando sul rinnovamento della vita familiare nella diocesi. Ecco, ora passiamo a qualche aspetto più personale. Lei come stemma ha voluto ricordare anche la sua terra di origine, la Valle di Scalve, mettendo però chiaramente anche qualche riferimento per la Papua Nuova Guinea. Sì, il mio stemma, prima di tutto le parole che ho scelto sono Duc in Altum, sono le parole che Gesù ha detto a Pietro dopo che Pietro aveva lavorato tutta la notte e non aveva pescato niente. Gesù gli dice: portati al largo e getta le reti, Duc in Altum, e queste sono le parole che Giovanni Paolo II ha usato nella lettera Novo Millennio in Eunte alla fine dell'anno giubilare del 2000.
dove diceva la Chiesa cattolica non è tempo di sedersi e di riposare dopo l'anno giubilare, ma è tempo di lanciarsi. Allora ha menzionato queste parole, Duc in altum, e diceva queste parole ci ricordano il passato con riconoscenza, ci fanno vivere il presente con entusiasmo e guardare al futuro con fiducia. Ecco, mi sono piaciute queste parole di Giovanni Paolo II e stavo spiegando questa lettera ai miei seminaristi salesiani lì a Port Moresby quando il nunzio mi ha chiamato per dirmi che il Santo Padre mi aveva scelto come vescovo di Alotau. Quella notte non ho dormito e pensavo, e allora ho scelto queste parole. E poi ho pensato che stemma prendere. Allora, partendo appunto dalle parole di Giovanni Paolo II che diceva che Duc in altum ci faceva guardare al passato con riconoscenza, io ho dovuto guardare appunto al mio passato, alla mia famiglia, alla mia valle, alle persone che ho incontrato qui al mio paese, nella mia famiglia, nella Valle di Scalve, per quello che ho messo la prima parte, la parte alta dello stemma, c'è la Presolana con lo stemma della Valle di Scalve, dove appunto riconosco con riconoscenza i valori che ho ricevuto, che poi sono quelli che ci aiutano ad andare avanti nella vita. E poi la seconda parte c'è il Pacifico, l'Oceano Pacifico, dove ho operato praticamente per questi 47 anni, 32 anni nelle Filippine e 15 anni nella Papua Nuova Guinea. Lì c'è la barca di Pietro, c'è la barca con la vela? Con la vela in poppa e con la croce, e poi c'è la stella che sarebbe, rappresenta Maria, Stella Maris, Maria Ausiliatrice, che poi Maria Ausiliatrice non è solo la protettrice e la Madonna dei Salesiani, ma è anche la protettrice e la patrona dell'Australia e della Chiesa in Oceania, per quello che la stella rappresenta la Madonna. Con lei non possiamo non parlare anche della sua famiglia, molto particolare, innanzitutto una famiglia numerosa che ha saputo dare anche ben alla Chiesa ben 4 sacerdoti. Sì, beh, io non posso che ringraziare il Signore per questa, per avermi fatto nascere in una famiglia così, dove il papà e la mamma sono sempre stati dei grandi esempi di preghiera, di semplicità, di lavoro, e che a modo loro ci amavano realmente. E allora, d'altra parte, io ho sempre creduto, come credo che sia anche molti altri, che è nella famiglia dove si crea l'atmosfera per le vocazioni sacerdotali e religiose. Per cui non posso fare altro che dire grazie al Signore e ai miei genitori, ai miei fratelli e alla, come dicevo anche prima, allargandolo un po', alla popolazione dove sono cresciuto qui a Vilminore, che mi hanno dato dei grandi esempi. Un'altra particolarità che vogliamo ricordare è che lei ha scelto di essere un salesiano. Sì, tante cose sono un po', la chiamata del Signore viene quando meno ce l'aspettiamo. Don Bosco era di casa nella famiglia Panfilo, e
nostro papà aveva incontrato i salesiani quando faceva il militare e lui si è innamorato della figura di Don Bosco. Poi la cosa che senz'altro ha influito molto è che qui a Vilminore durante l'estate venivano i salesiani di nave, i chierici di nave che facevano la filosofia e poi gli aspiranti di chiari, si alternavano un mese ciascuno e per cui Vilminore viveva con la presenza dei salesiani e questo ha senz'altro contribuito, tanto è vero che è stato un coadiutore salesiano che mi ha avvicinato. Io dopo l'elementare ho smesso addirittura di andare a scuola, non sono andato, ho fatto le scuole meccaniche qui a Vilminore, ma io non ho continuato gli studi dopo le elementari. E quando facevo il sagrista qui aiutavo il nonno che era il sagrista ufficiale, io ho fatto il sagrista di Vilminore per 3 anni e poi quando avevo 16 anni sono stato avvicinato da un coadiutore salesiano che mi invitava, mi ha chiesto se volevo fare il coadiutore salesiano e poi invece le cose si sono messe in modo tale che ho scelto, sono andato dai salesiani per diventare salesiano, missionario e sacerdote. Scelta che poi l'ha messa sulla strada che abbiamo già raccontato. Sì. E in conclusione ci vuole lasciare un pensiero? Sì, innanzitutto vorrei ringraziare te, ringraziare anche i telespettatori di Antenna 2 per questa opportunità che mi è stata data di presentare le realtà della Papua Nuova Guinea, della Chiesa, del lavoro che sto facendo là, ma allo stesso tempo vorrei anche chiedere ai telespettatori di Antenna 2 di pregare per noi missionari. Tante volte so che molti pensano a noi missionari come portatori di aiuti economici o che aiutiamo a progredire la popolazione dal punto di vista sociale, che è anche vero, però come dicevo prima il nostro lavoro è innanzitutto portare Gesù Cristo alle popolazioni, e Gesù che dà speranza, che dà serenità, che dà pace, e quindi l'augurio che faccio a tutti che il Signore porti pace nei cuori e nelle famiglie dei telespettatori di Antenna 2 e allo stesso tempo mi auguro che Gesù porti pace, serenità e armonia anche nelle famiglie della Papua Nuova Guinea dove opero, per cui il lavoro dei missionari necessita della partecipazione di tante persone. Da soli non possiamo fare niente, è il Signore che fa e noi dobbiamo essere in sintonia con il Signore e tante volte anche noi missionari potremmo diciamo perdere questa visuale perché ci concentriamo in tante cose, che tante preoccupazioni, a volte crediamo che siamo noi che portano avanti il regno di Dio. Il regno di Dio è il regno di Dio, non è nostro. Per cui questa è la ragione per cui a volte magari ci si scoraggia. E invece con l'aiuto vostro, il vostro sostegno nella preghiera, che possiamo realmente avere tanta fede e essere certi che il Signore farà, noi siamo strumenti nelle mani del Signore, il resto lo farà Lui. Ringrazio quindi di nuovo tutti coloro che hanno la possibilità di vedere questa trasmissione.
Ed è tutto, ringrazio Riccardo Ravez in regia e tutti voi per la vostra gentile attenzione. Grazie e buon proseguimento di serata.